avete visto dalle immagini di copertina, ovviamente Troll Bits. Allora, prima di farvi vedere cosa abbiamo preso, che probabilmente chi avrà visto il video prima avrà già capito cos'è, forse. E allora, questo video è un video speciale, diciamo, perché in collaborazione con Puellamè. Puellamè, insomma. E anche lei, ho visto che, non so, magari i veterani del canale, se ve la ricordate, faceva, anche lei apriva giocattoli ai tempi. E anche lei in questo periodo sta aprendo Trollbits, Pandora, eccetera. La maggior parte degli youtuber che facevano giocattoli poi sono passati gioielli, chissà perché. Sì. Vabbè, sarà... dovevamo trovarci un'argomentazione diversa. Vabbè, poi è successa quella cosa con YouTube, esatto. Quindi secondo me un po' ci ha scombussolato il mondo, insomma. Esatto. Sì. E allora, appunto, dicevo, questo è un video in collaborazione con lei, vi lasciamo il link del suo canale sotto, ragazzi, quindi andate a dare un'occhiata, perché... Esatto, andatela a seguire, appunto. Esatto, io e lei ormai ci conosciamo da anni, praticamente, perché ovviamente facevamo i giocattoli tutti e due. Sì, ci siamo anche visti, tra l'altro, esatto, tempo fa. E niente, adesso io... allora, andate a vedere il suo video. Che mi sembra faccia un video sul suo bracciale, se non sbaglio, e io invece vi faccio vedere appunto cosa abbiamo preso. Le frasi. Allora, questa è la bustina carina che richiama appunto, vedete, la trama, diciamo, che carine che sono insieme. Sì, carine, hanno sempre questa, no? Di... penso di sì, di trama. Questa appunto è la bustina che assomiglia a quella di Pandora, quella appunto fatta di carta. Allora... solo che è un po' più piccola in questo caso. No, quella di Pandora forse è più piccola, sì. C'è anche quella più grande, c'è allora... tipo il sacchettino che è un po' più grande. Sì. Questo è il sacchettino Trollbits, ragazzi. È un sacchettino classico nero con la scritta Trollbits qua... sui lacci, diciamo, vedete, fatto così, di qua stessa roba, e adesso vi faccio vedere cosa ho preso. Allora, 3, 2, 1, voilà, ragazzi. Eccola, finalmente qua l'abbiamo presa, cioè, allora, questa chiusura io la amo. Finalmente, cioè, ragazzi, contate che il giorno dopo che ha preso l'altro, ha già preso questo, quindi, finalmente, allora, parlai finalmente perché sì, lo voleva, perché... da matti. Allora, io quando avevo deciso di prendere Trollbits, avevo deciso appunto, come vi dicevo nell'altro video, di prendere questa chiusura e il bracciale. Poi ovviamente, ripeto, anche come ho detto nell'altro video, c'è stata la promozione, diciamo, lo start già completo, eccetera, eccetera, quindi... abbiamo puntato su quello, però questa qui la volevo tanto, cioè proprio è stupenda. Secondo me è la più bella, oh, non dico la più bella perché ho visto altre, sono carine, però tra le più belle secondo me. Sì, a tal punto, tra l'altro, ieri sera da dirmi, dai, la voglio prendere, poi è andata in fissa adesso con questi Trollbits e quindi... No, allora, come ho già detto Marco, io con Trollbits voglio andare con calma, nel senso non come Pandora... che appunto prendo tra virgolette tutto e subito, vorrei proprio godermelo, non so come spiegarlo, prendere i pezzi per alcuni eventi, che ne so, Natale, compleanni, qualsiasi cosa sia, così da godermelo nell'arco degli anni. Anche perché, come ho detto nell'altro video, Trollbits mi inizia a piacere da adesso, però Pandora mi piace da sempre, ragazzi. Cioè, non ci sono... cioè, i pezzi sono belli di Trollbits, però non impazzisco come Pandora. L'unica cosa per cui sono impazzita è questa chiusura. Questa sì. Questa mi piace veramente un sacco. Tra l'altro, come vi dicevo nell'altro video, questa chiusura l'ho vista nel video di Benny. E quindi come l'ho vista... amore a prima vista, praticamente. Poi come l'ho vista dal vivo ancora di più. E quindi niente. Come dico sempre io... quando è destino, allora ragazzi abbiamo cambiato gioielleria perché appunto oggi è domenica, quindi la gioielleria proprio che rivende Trollbits è chiusa. Esatto, aprono addirittura martedì. Esatto, quindi... perché le gioiellerie di base sono chiuse anche lunedì. Siamo andati al centro commerciale di Arese,
nella gioielleria da Re, Mare. che se vi ricordate, E ci fece un ci fece evento un Miscarla. evento, esatto, Miss Carla. E appunto ho notato, visto che rivendono Trollbizze, quindi siamo andati lì, poi vabbè abbiamo fatto anche altri giri. E ragazzi, avevano di queste chiusure qui con la rosa, ne avevano solo due. Quindi proprio un sedere così, ogni tanto mi va bene anche a me qualcosa. Meno male. Questa è la parte diciamo davanti, vedete, con questa rosa appunto qui ha delle foglioline, vedete, fatte così. Questa è la chiusura più grande che appunto va attaccata al bracciale, che va attaccare il bracciale, mentre questa va attaccata proprio al bracciale per reggerlo. E da quest'altra parte è identica praticamente. Cioè, secondo me è una tra le più belle. Appunto si apre con quel gancetto che vediamo Sì, qua. sia la nostra destra che la nostra sinistra, Vedete appunto qua. questa levetta. E poi credo che al contrario si dovrebbe aprire di qua, esatto, che mi è stato spiegato. Volevo prendere anche il catalogo, ragazzi, ma me ne sono completamente dimenticata. Mi sono scordata a chiederlo alla ragazza, Sì, quindi. Alessandro, come al solito ci crea un po' di problemi, ci fa Esatto. dimenticare ciò che dobbiamo fare, pazienza. E comunque ragazzi, se volete, qualcuno di voi vuole iniziare Trollbiz, eccetera, comunque andate sul sito internet e vedete tutti i vari prezzi, ciò che vi piace, eccetera, eccetera. Io comunque più avanti, se poi nell'arco del tempo prenderemo qualcos'altro, vedrò di riuscire a recuperarmi qualche catalogo. Quindi vi ricordo di iscrivervi al nostro canale e al canale Di quella di me. Adagisa, quella me, e di dirmi sotto nei commenti se questa chiusura vi piace, cioè io la adoro. Io personalmente non mi fa impazzire, è un gusto personale, ce n'è di meglio secondo Io, me. Sarà che sono uomo, sì, allora ragazzi, questo, no, no, continua, continua. penso proprio perché sono uomo non mi fa impazzire questa rosa. Preferisco le tue creazioni fatte in rosa che questo, devo essere sincero. È Ognuno ha i così, le propri proprie gusti. opinioni sono così. Allora, questo qua è il bracciale, appunto, perché l'altra volta non vi ho fatto vedere come rimaneva indossato, vedete? Questa è l'altra chiusura che arriva proprio col bracciale, mentre appunto questi sono i due componenti in più, il vetrino e il Binx, che è questo qua. Io se riuscirò nell'arco del tempo vorrei comporlo, vorrei farlo a tema rose, appunto, perché visto che ci sono un po' di beads, vetri con le rose, quindi penso che lo farò con quel tema lì, poi vedremo comunque più avanti. E niente ragazzi, questo è quanto. Esatto, noi speriamo che questo video vi sia Piaciuto? piaciuto. Era una vita tra l'altro che non portavamo una collaborazione. Ultimamente notavamo che su YouTube sono praticamente sparite, cioè non ne vedo più da non so quanto tempo. Con noi, in generale. Non in generale, erano completamente sparite, ce n'erano poche, niente, e nulla. Siamo contenti di essere riusciti a portarvene una. Esatto, noi salutiamo Adalgisa, la ringraziamo per la collaborazione e Esatto, noi vi se volete collaborare invitiamo. con noi fatecelo sapere magari sotto nei commenti, poi Esatto. prenderemo la nostra decisione e noi ci vediamo alla prossima. Ciao Ciao! ciao. Ciao!